prima giornata del girone di ritorno, seconda categoria, girone C. Possiamo notare che non ci sono state vittorie esterne. Un risultato non ha soddisfatto le attese. Andiamo ora a scoprire più nel dettaglio le partite come sono andate questa domenica. Audace Roncegno. L'Audace affronta Roncegno e con un rotondo 3-0 inizia degnamente il girone di ritorno. Ottima prova di squadra per impegno, grinta e determinazione, siglata dalla tripletta di Battisti. Rimpianti ce ne sono stati solo al 90esimo, quando il capitano Orlandi si trova solo davanti al portiere ma non trova il gol. L'Audace continua così quindi la sua marcia e sale in terza posizione. Giovo Altipiani. Buona la prima per il Giovo, che regola per 2-0 gli altipiani. Partita subito in discesa per i padroni di casa, che al primo passano in vantaggio, grazie alla deviazione vincente di Calovi sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il raddoppio arriva al 15esimo, grazie a Rigotti, ben assistito da Veronesi. Gli ospiti provano a reagire, ma non arrivano mai a creare pericoli. Nel secondo tempo la musica non cambia. L'Altipiani prova a inseguire, ma il Giovo amministra e gioca in contropiede. Poche emozioni, se non una grande parata di Bortolamedi, portiere del Giovo, qualche imprecisione in contropiede e alcune proteste per un rigore non fischiato per gli ospiti. Il Giovo vince e rimane in corsa per i playoff, ottimo punto di partenza per la trasferta difficile di Ischia. Lona Lasès Ischia. Brutto pareggio a reti bianche tra le prime due della classe. Zero occasioni da gol, pochi tiri e poco altro. Una gara bloccata che poteva essere sbloccata solo a 5 minuti dalla fine, grazie a un rigore per gli ospiti, ma sparato alto. Nulla di fatto per quanto riguarda la classifica. Oltrefersina Tesino. Vittoria per l'Oltrefersina con un netto 2-0. Molte occasioni per parte, tre clamorose per gli ospiti con due miracoli del portiere, mentre i padroni di casa rispondono con pericoli su palla da fermo, da cui nasce il primo gol, facendo valere la forza fisica e infilando il portiere. Nel secondo tempo si parte con due occasioni dei bianco-blu e un eurogol della loro punta dal limite. Purtroppo la partita si innervosisce e per il Tesino non c'è più nulla da fare quando l'arbitro fischia la fine. Valsugana Primiero. Torna alla vittoria Valsugana, che batte in casa il Primiero per 3-2. I gialloverdi partono subito a razzo, passando in vantaggio al quarto, grazie al capitano Pasquazzo, che corna un angolo di Tiziano Micheli. Il raddoppio arriva al 13esimo, quando Basso pennella per Sandro Dal Saso, ma il difensore ospite è sciagurato nell'infilare la propria porta con un colpo di testa. Il Valsugana è padrone del campo e al 38esimo Paterno firma il terzo gol battendo il portiere in uscita con il destro. Nella ripresa il Valsugana sembra amministrare senza troppi problemi, ma un'indecisione su calcio d'angolo e un rigore dubbio permettono al Primiero di rientrare in partita in pochi minuti. Al 70esimo il Primiero si divora al 3-3 con Caser in precisa porta vuota. I locali tremano, ma un'espulsione di un giocatore ospite allenta la pressione del Primiero. Il Valsugana ha l'occasione di allungare all'85esimo con Rudy Micheli, che centra la traversa con un pallonetto mancino. È l'ultima emozione del match, che si chiude con il 3-2. I gialloverdi risalgono in classifica e riprendono morale per l'inseguimento dei playoff e per il derby con il Tesino.